La registrazione. Benvenuti, questa è la sessione di Study Club in italiano. Io vi do il benvenuto e do il benvenuto ai relatori, anche a coloro che stanno a casa e ci stanno ascoltando in tempo reale o quelli che ci ascolteranno in differita. Io oggi ho il piacere di presentarvi quattro relatori: la dottoressa Lucia Volpe, il dottor Antonello Simeoni, il dottor Antonio Fico e il dottor Davide Bianco. E i relatori parleranno di temi che sono vicini alla chirurgia dinamica, ma vedremo che poi il dottor Simeoni affronterà un tema per noi sicuramente molto interessante, quello della gestione del rischio Covid-19 all'interno dello studio odontoiatrico. I relatori hanno 15 minuti di presentazione. Invito chi sta a casa di scrivere le domande sulla chat. La chat è l'icona a fumetto che compare sul pannello di controllo perché io leggerò le vostre domande alla fine delle relazioni e quindi abbiamo 10 minuti dedicati alle vostre domande. Una breve presentazione sul Navident. Noi siamo sotto l'egida della Dynamic Navigation Society, che è questa società scientifica che raccoglie gli utilizzatori e gli appassionati di chirurgia dinamica. Stiamo parlando di una tecnica chirurgica che lavora un po' come il GPS lavora per quanto riguarda i nostri movimenti in macchina, riportando l'immagine su uno schermo, lo schermo del computer. Quindi una tecnica che permette di tracciare i movimenti della mano del paziente e di riportare questi movimenti in tempo reale sulle immagini 3D della CONBIM, permettendo al clinico di visualizzare in tempo reale quello che sta succedendo, quello che lui sta facendo all'interno dell'anatomia del paziente stesso. Quindi io passo la parola alla dottoressa Lucia Volpe, laurea in odontoiatria, libero professionista, utilizzatrice del Navident dal 2018, e chiaramente active member della Dynamic Navigation Society. Io do adesso il ruolo di presentatore. Perfetto. Quindi, dottoressa, può iniziare a condividere la Ok. sua presentazione. Allora, buongiorno a tutti. La mia presentazione al momento, ecco, non la trovo più. Vediamo, la vedete? La vediamo noi, vediamo tutto, vediamo Ok, tutto. perfetto. Allora, intanto sì, io utilizzo Navident da circa un anno e mezzo e ho deciso di presentare due casi, il primo proprio uno dei primi casi eseguiti con Navident, il secondo che è stato eseguito successivamente, dai quali chiaramente ho imparato qualcosina in più da poter utilizzare nella pratica quotidiana del Navident. E il primo caso constatava l'inserimento di due impianti. Qua mi vedete ancora? La vediamo, ma siamo usciti dalla presentazione. Ecco, ora? Adesso sì, sei in presentazione. Perfetto. Dunque, dovevamo posizionare due impianti in una zona in cui ovviamente c'era un ponte su cui poggiava su una radice che poi si è rotta, dove era presente questo cementoma fermo da tantissimo, tantissimo tempo, controllato radiograficamente nel tempo, che la paziente non voleva togliere. Quindi, per andare a ripristinare la masticazione in quella zona lì, abbiamo deciso di andare a inserire in quei due impianti. Cercando chiaramente di evitare la presenza di quel cementoma. Quindi io tutte le volte che ho un caso Navident vado sempre a eseguire la progettazione prima che chiaramente ci sia la seduta, in modo tale da risparmiare del tempo. Quindi nelle varie procedure vado a tracciare la curva e a determinare il canale alveolare. In questo caso avevo eseguito una ceratura virtuale, che comunque dà un'indicazione sulla fuoriuscita dell'asse implantare. In questo caso mi è stata comunque utile
nel prevedere chiaramente la protesi finale. Dopodiché ho eseguito la pianificazione implantare. Quindi vado a fare l'anestesia, estraggo la radice del 37, dopodiché posiziono il geotracker in una zona che non mi dia fastidio durante la chirurgia, posizionato su denti che siano stabili e che non mi dia neanche fastidio quando vado a tracciare i punti di repere. Quindi vado a selezionare i punti di repere, chiaramente più sono i punti, meglio è da quanto abbiamo appreso dall'ultimo percorso master. In questo caso sono andata a scegliere dei punti che fossero ben visibili e che avessero delle linee degli spigoli appunto sempre ben visibili. Dopodiché vado a verificare, a tracciare diciamo, i punti col tracer, verifico sempre l'accuratezza della precisione, se è capitato in passato che delle volte non fosse così preciso come in questo caso qui, quindi torno indietro e vado a selezionare degli altri punti e poi vado a riverificare che ci sia sempre la stessa precisione quando vado a toccare un elemento dentale. Dopodiché, come ogni volta, vado a calibrare l'asse e la punta della frese, quindi inizio con la chirurgia. Tutte le volte andiamo sempre a verificare di avere la precisione della nostra punta appena calibrata, in modo tale da essere tranquilli nella partenza della chirurgia. Quindi vado ad iniziare la mia chirurgia e ogni volta cambio la fresa, verifico sempre l'accuratezza e mi rendo conto che per quanto riguarda l'impianto sul 37, durante la preparazione ho una prima difficoltà, poiché la paziente apriva poco in quella parte lì, di conseguenza andavo a sbattere col manipolo sui denti antagonisti, di conseguenza non sono riuscita a mantenere l'angolazione che avevo preventivato. Vado avanti, vado poi a continuare a preparare il seto implantare, mantenendo sempre questa leggera deviazione rispetto a quello che avevo appunto calcolato nella mia progettazione. Calibro l'impianto, quindi inserisco l'impianto e con questo non vado a fare il test di accuratezza per evitare di andarlo a contaminare. Quindi inserisco l'impianto e dopodiché procedo per andare avanti con l'impianto sul 36. Quindi le procedure sono sempre le stesse. Verifico sempre l'accuratezza della precisione della mia fresa e vado avanti con la preparazione. Anche in questo caso non ho avuto difficoltà anatomiche per quanto riguarda l'apertura, quanto più nella qualità dell'osso, diciamo della cresta ossea coronale. Di conseguenza mi sono leggermente deviata, ma sotto controllo, ovvero guardando sempre, sapendo, vedendo che non rispettavo il centro del mirino, comunque guardando le schermate che mi offre Naviden, posso comunque continuare la chirurgia sentendomi tranquilla in quello che sto facendo. Quindi sono andata avanti, ho continuato con la preparazione per il seto implantare, dopodiché vado a inserire i due impianti. Rispetto, diciamo, a quello che avevo preventivato, chiaramente l'impianto posteriore è quello che si è deviato di più. Dalla radiografia c'è un po' di sovrapposizione con l'elemento col 38. Però guardando un po' in analisi come io mi stavo muovendo durante la preparazione, il primo impianto è rimasto chiaramente paragonandolo alla radiografia, però in asse rispetto a quello che avevo calcolato, nonostante abbia deciso di inclinarmi un pochettino di più per andare a cercare un osso di miglior qualità. Ho scelto appositamente di approfondirlo un pochettino di più perché ho fatto una radiografia per controllare la distanza che avevo dal canale alveolare, mentre l'impianto sul 37 invece si vede come già dalla preparazione che ho spostata più posteriormente, anche poi nella fase finale, quindi nell'esito dell'impianto, è spostato un pochettino più posteriormente, quindi sono leggermente più divergenti. Il mio risultato io l'ho ottenuto con successo, quindi siamo riusciti ad evitare tranquillamente il cementoma e quindi in questo caso l'abbiamo terminato. Il prossimo caso invece riguarda l'inserimento di due impianti in zona anteriore.
con successivo carico immediato, mentre poi 35 e 36 li abbiamo in seguito posizionati a mano libera. Qua, anziché eseguire una ceratura virtuale data dal programma, poiché il paziente aveva gli elementi del settore anteriore mobili, non mi sentivo tranquilla nel poi selezionare i punti col tracer perché avevo timore che potesse danneggiarmi la precisione, ho deciso di prendere un'impronta ottica, che noi abbiamo appunto una telecamera, per poi caricarla sul programma. Poi, siccome il mio programma lo consente, ho anche deciso di eseguire la ceratura dei due elementi posteriori, dove appunto è presente una selle dentula, per orientarmi anche qui nella progettazione. Quindi ho sfruttato il programma anche per fare la pianificazione implantare degli altri impianti. Per caricare una ceratura oppure l'impronta digitale, bisogna ovviamente avere il file trasformato in STL, che va caricato quando si va ad importare. Si importa una superficie, la quale poi va matchata con la TAC, quindi si vanno a selezionare degli elementi dentari in modo che combacino con gli stessi punti della nostra impronta, e dopo si va a verificare che sia abbastanza accurato, comunque che sia accurata la precisione degli elementi dentari sulla TAC. Quindi anche in questo caso, appunto, sono andata avanti tracciando l'asse e delineando il canale alveolare. Ho scelto i punti di repere, anche qui ho cercato di scegliere dei punti che fossero molto ben netti. Quindi ho scelto gli elementi antagonisti, gli elementi prossimali alla zona implantare, e ho posizionato il mio tracer in zona del 46, perché era una zona dove non dovevo andare a lavorare. Che qui li registro e verifico l'accuratezza, e avendo anche diciamo sul programma la scansione degli elementi dentari, anche nella verifica, in questa verifica qui, riesco veramente a vedere bene sia la superficie dell'elemento dentario, sia anche il bordo gengivale, cosa che a volte, quando questo non viene fatto, si fa un po' fatica a capire dove si è. Perché a noi sembra di toccare il bordo gengivale, ma in realtà siamo ben distanti dall'osso, quindi è un ottimo riferimento. Anche qui ho calibrato l'asse della punta della fresa e sono partita con la chirurgia. Quindi inizio a preparare il sito implantare del 41. Ovviamente prima sono state eseguite le estrazioni degli elementi dentari, e mano a mano che mi approfondisco mi rendo conto di avere una difficoltà anche qui, poiché ho il 43 che mi sporge molto rispetto all'asse che avevo calcolato, e quindi mi impedisce di arrivare correttamente a fine corsa, per come avevo poi programmato di fare. Procedo comunque con la chirurgia, perché anche qui stavo navigando in zona tranquilla, e vado avanti nella preparazione del sito implantare. Ugualmente vado avanti con l'elemento 32 dopo aver eseguito le estrazioni. Si tratta chiaramente di impianti post-estrattivi, quindi spesso capita che la programmazione viene fatta quando ancora gli elementi sono in bocca, o comunque quando è stata fatta la TAC, ma nel momento in cui si va a fare la procedura chirurgica, delle volte si ha una piccola deviazione, perché si va a cercare un osso di miglior qualità. Quindi anche in questo caso mi sono scostata leggermente per andare a cercare un punto più resistente, e sono andata avanti nella mia chirurgia. Qui siamo riusciti a fare la TAC, perché poi siamo andati avanti per altre questioni, quindi ho utilizzato il programma Evalunav per vedere effettivamente di quanto mi ero scostata. E per quanto riguarda l'impianto sul 42, in millimetri mi sono spostata di circa 1,7, mentre i gradi di inclinazione dell'asse sono circa 6. E qui, anche qui, questo me lo spiego per via del fatto che proprio ho dovuto cambiare l'inclinazione a causa di, appunto, di questa sporgenza del canino, che mi impediva di mantenere l'asse programmato, quindi un impedimento anatomico. E per quanto riguarda anche il 32,
si vede come la posizione implantare risulta di 2 mm deviata rispetto a quello preventivato, mentre l'asse anche qua risulta deviato di circa 6 gradi. Gli impianti posteriori non sono stati eseguiti con l'utilizzo del Navident, quindi non li prendo in considerazione. La conclusione, diciamo, di questo è che comunque l'utilizzo del Navident è sempre utile perché io ho costantemente la visione di quello che sto facendo, quindi in maniera dinamica, e quindi io vedo come mi sto muovendo in bocca, anche quando, come in certi casi, la difficoltà dell'apertura oppure la qualità dell'osso, che non è così come avevo preventivato, e quindi sono costretta a discostarmi, mi consentono sempre di rispettare la programmazione implantare, mi consentono comunque di proseguire nella mia programmazione implantare e garantendo sempre una chirurgia sicura. Poi eseguire la scansione ottica, che è una cosa che adesso cercherò di fare tutte le volte, una volta che la trasferisco nel programma mi dà comunque sempre più precisione, soprattutto quando ci sono degli elementi che hanno una stabilità incerta e anche quando ci sono metalloceramiche o punto che possono un pochettino sparare nella TAC, nel momento in cui vado a registrare i punti mi offre molta più precisione. Allo stesso modo, nel caso in cui si volesse operare in flapless, avere la visione di dove è la gengiva è un aiuto ulteriore. Mentre l'importanza della ceratura diagnostica anche in questo caso mi offre maggior previsione del nostro risultato. Se io difatti, anziché importare solamente la scansione degli elementi dentari di quest'ultimo paziente, avessi importato anche la ceratura, può darsi che non avrei riscontrato la difficoltà dell'asse dei due canini, quindi mi hanno impedito di procedere siccome avevo preventivato, e quindi è molto importante avere anche questo dato qui, chiaramente per ottenere un risultato migliore. Io ho finito la mia presentazione. Dottoressa Volpe, grazie per la bellissima presentazione, per le immagini che ha condiviso con noi. Io Voi. appunto passerei la parola al secondo relatore, che è il dottor Simeoni, Antonello Simeoni, il quale è un utilizzatore Navident 2016, è un master clinical trainer, quindi una persona che si occupa di formazione per i colleghi interessati alla chirurgia dinamica, e anche lui è un active member della Dynamic Navigation Society. Come per la dottoressa Volpe, adesso assegno il ruolo di relatore al dottor Simeoni, che può iniziare a condividere il proprio schermo. Eccolo qua, così. Ciao a tutti, intanto grazie della solita bellissima presentazione di Luca, sempre generoso in tutto. Ci siamo sentiti qualche giorno fa con Luca per parlare, decidere che tipo di argomento avremmo dovuto trattare, e lui mi ha chiesto informazioni per ciò che riguardava la situazione Covid qui in Sardegna. Abbiamo pensato che in maniera diversa dal solito poteva essere utile cercare di capire quelle che potevano essere tutto sommato le disposizioni che noi stavamo utilizzando qui in studio, non essendoci in questo momento da nessuna parte delle linee guida che possano in qualche maniera aiutarci a gestire quello che in realtà è la situazione Covid qui in Italia. Allora, cerco di far partire la presentazione, scusate, sono un po' in difficoltà perché si è bloccato lo schermo. Vediamo un pochino, perfetto. Allora, il 9 marzo è la data da cui, tutto sommato, è partito tutto quanto, nel senso che da quel momento in poi noi non abbiamo avuto più l'opportunità di svolgere la nostra attività professionale in studio, se non per casi di estrema necessità e quindi di interventi di urgenza in ambito odontoiatrico. Quindi da quel momento in poi gli studi sono rimasti chiusi, anche noi, come tanti colleghi, abbiamo deciso per un po' di tempo di stare in attesa per capire un attimino quello che effettivamente erano le nostre possibilità all'interno dello studio. Le difficoltà più grosse erano intanto tranquillizzare noi stessi, il personale che lavorava con noi e successivamente chiaramente anche i pazienti, perché erano bombardati continuamente da informazioni che effettivamente non erano assolutamente tranquillizzanti.
A quel punto però cosa è successo? Che dopo una decina di giorni io sono titolare insieme ad altri colleghi di diversi studi, le urgenze hanno iniziato a manifestarsi sempre di più e oltre alle urgenze, la necessità di poter intervenire e quindi svolgere la nostra attività di medici, abbiamo avuto la difficoltà di trovare dei presidi odontoiatrici che ci permettessero di poter lavorare in tranquillità all'interno dello studio, sempre tranquillizzare noi stessi, i nostri dipendenti e chiaramente anche i pazienti. Quindi ci siamo un po' dovuti ingegnare e capire un pochino come agire all'interno dello studio. Da dove siamo partiti? Abbiamo iniziato a pensare quali potessero essere, tutto sommato, le linee più importanti da inquadrare. Il Covid, come tutti i virus, ha una trasmissione che avviene o per contatto, chiaramente, oppure attraverso le vie. E su questi due punti abbiamo cercato di focalizzare la nostra attenzione. Pazienti contro Covid, normalmente chiaramente il contatto, cosa succede? Noi normalmente il paziente chiama in studio, facciamo un triage telefonico precedentemente per capire un attimino quali sono le sue difficoltà, quali sono le sue urgenze, se possiamo intervenire direttamente telefonicamente, eventualmente con la somministrazione di farmaci, e se proprio non c'è alternativa, ci cerchiamo di organizzare per riceverlo in studio. Il paziente quando arriva in studio, ha fissato l'appuntamento, entra nel nostro studio, come ho già detto, dopo un triage telefonico, e a quel punto gli viene, se non ha una mascherina, gli viene immediatamente fornita una mascherina nel momento esatto in cui entra nello studio. Successivamente gli viene misurata la temperatura con il sensore IR. Noi abbiamo un sensore all'esterno della porta, per cui in automatico, quando arriva, noi sappiamo già se il paziente ha una temperatura normale o se è superiore alla norma. Gli facciamo fare immediatamente un lavaggio con una soluzione idroalcolica, gli diamo dei guanti monouso, infine gli facciamo inserire dei calzari e gli facciamo immediatamente entrare all'interno della sala d'attesa con un percorso obbligato dove rimane ad aspettare per poter essere preparato prima di poter entrare all'interno delle sale. D'altro canto, anche l'odontoiatra si deve preparare con il Covid-19, anche qui abbiamo diversi presidi per la trasmissione. Abbiamo le soluzioni idroalcoliche, i doppi guanti monouso che noi utilizziamo normalmente, i calzari che chiaramente utilizziamo già anche prima del Covid, ma a maggior ragione in questo momento, degli occhiali protettivi che possiamo sembrare dei palombari o degli sciatori, perché dobbiamo assolutamente controllare che abbiano le guarnizioni, i paraschizzi intorno agli occhi per proteggere le mucose e oculari, e infine delle tute protettive che devono avere questo codice, il 14126/03, che è quello adatto ad alto rischio biologico. I camici normalmente che noi utilizziamo in studio non sono dei camici che vanno bene, devono essere delle tute che abbiano la capacità di bloccare la penetrazione. Queste sono le condizioni in cui chiaramente noi dobbiamo lavorare. Chiaramente poi c'è la trasmissione aerea, le mascherine FFP2 e FFP3 sono quelle necessarie per poter lavorare. Questo schema l'avrete visto tante volte, ma è fondamentale. Ricordatevi che non devono avere le valvole, perché altrimenti chiaramente l'uscita del nostro respiro verso il paziente è elevatissimo, supera l'80%. L'FFP2 ha comunque una protezione ridotta, cioè noi non siamo completamente protetti. Ricordatevelo sempre, abbiamo una protezione che raggiunge quasi l'80%, ma non lo raggiunge. E anche l'FFP3 hanno comunque un margine di rischio sempre presente. Oltre a questo, usiamo noi un doppio aspiratore chirurgico con puntale per aerosol. Questo noi lo abbiamo, l'avevamo, poi rifarò la riparazione indietro, questo l'abbiamo costruito noi, ci siamo adattati, abbiamo migliorato un sistema da diga. A questo sistema a biga praticamente abbiamo fatto dei fori lateralmente, l'abbiamo stampato con una normalissima stampante di resina, quella che si usa normalmente per la chirurgia guidata. Abbiamo fatto un piccolo progettino, abbiamo messo dei fori laterali e quindi questo un pochino riduce la quantità di aerosol che viene aspirato direttamente dai fori che abbiamo, da questi ugelli che abbiamo creato intorno alla struttura. E poi delle macchine disinfettanti con filtri per aria EPA che abbiamo messo prevalentemente in sala d'attesa. Ricordatevi che deve essere un filtro di tipo 14 che è assimilabile grosso modo a quello delle mascherine FFP2. Tutta questa roba, tendenzialmente, ogni tanto qualcuno mi chiede: ma c'è bisogno di agitarsi, di mettere tutte queste apparecchiature e così via? Sì,
fino a un mese fa, tutto sommato, noi eravamo degli esperti nella gestione dell'area, IDS e compagnia bella. Improvvisamente la gente è spaventata. Quindi la cosa che abbiamo notato di più in questo periodo, in questa frangente, come ho già detto prima, oltre a tranquillizzare noi stessi e i nostri dipendenti, è quello di far capire al paziente che sta in un ambiente assolutamente sicuro. Diversamente sarebbe il problema più grosso che noi dovremmo affrontare entro breve. Non vi tedio sul concetto di sterilità e disinfezione, che saprete sicuramente meglio di me. Stiamo attenti in questo periodo perché siamo i famosi polli da spennare, nel senso che tutti i venditori hanno iniziato a vendere qualsiasi tipo di apparecchiatura che riguardi la sterilità, la disinfezione. Vi ricordo che la sterilità viene data esclusivamente da un autoclave o comunque da dei prodotti tossici che contengono glutenaldeide, per cui non conviene usarli, perché è vero che il paziente arriverà in un ambiente pulitissimo, ma noi non riusciremo ad arrivare alla pensione. A questo, e qui si apre una cosa, cioè una finestra enorme, si parla ormai tantissimo di macchine disinfettanti. Noi ce le siamo un po' testate, qualcuno ce l'abbiamo anche in studio, quelle che vengono più gettonate in questo momento sono le macchine a ozono. Le macchine a ozono liberano sicuramente questa molecola di ossigeno instabile, quindi l'ozono, e praticamente va a legarsi sulle superfici batteriche distruggendole o andando a disattivare il virus, perché praticamente ossida il suo recettore di superficie, che è quello che poi chiaramente inizia il processo di infettività. Il problema più grosso di queste apparecchiature, come le altre che possono essere le macchine di ricircolo a ultravioletti UVC, oppure le macchine con tecnologia al plasma freddo, oppure infine ad esempio l'atomizzatore al perossido di idrogeno al 7%, sono le macchine più gettonate a livello di sterilizzazione. Sono macchine fantastiche, venivano costruiti per ambienti molto ampi, quindi non per i nostri studi dentistici, che hanno delle dimensioni mediamente che vanno tra i 30 e i 40 metri cubi, funzionano ad altissime dosaggi. Il problema qual è? Tutte queste apparecchiature hanno delle controindicazioni enormi. Il peggiore sicuramente è il fatto che sono delle sostanze che tendono a attaccare anche le componenti elettroniche dei nostri apparecchi. Per cui bisogna stare attenti, cioè acquistare queste apparecchiature comporta spesso che l'ossidazione che producono nel decadimento dell'ozono, per esempio, alla lunga può danneggiare tutte le componenti elettroniche della radiografici, dei computer, degli schermi al plasma che possiamo avere in studio e quindi avere obiettivamente dei problemi. L'OMS dice che per eliminare l'inquinamento delle goccioline di fluga che avvengono nell'ambiente durante una nebulizzazione nello studio odontoiatrico basta aprire la finestra per 5 minuti e quello è una condizione necessaria e sufficiente per poter cambiare l'aria. Da 2 mesi a questa parte la gente non pensa che sia sufficiente, per cui vedremo sicuramente una diffusione di questi prodotti sempre maggiori nell'ambiente, negli studi, e sicuramente dovremo fare i conti con queste apparecchiature che non costano poco. Vi dico la verità, noi abbiamo un atomizzatore al perossido di idrogeno che utilizziamo per ogni paziente. Noi nello studio principale abbiamo 6 sale operatorie e possiamo lavorare al massimo con 2 operatori, perché ogni operatore, terminato il suo lavoro, si sposta in un'altra stanza e viceversa l'altro collega si sposta in un'altra stanza, per cui abbiamo ridotto il nostro lavoro in questo momento del 30%. Ogni operatore ha una sua assistente ed esiste un assistente ferrista che si occupa, mentre l'operatore si trasferisce in un'altra stanza, di bonificare l'altra stanza. L'atomizzatore al perossido di idrogeno è in grado, in una stanza di 30 metri cubi, di svolgere la sua azione in circa 2 minuti. Dopodiché occorre aspettare un quarto d'ora per lasciar decadere il perossido di idrogeno, e vi dico la verità, io onestamente altri 10 minuti, un quarto d'ora apro le finestre perché eventualmente proteggo me stesso per evitare che questo perossido di idrogeno, oltre a distruggere il virus, prima o poi distrugga. Noi abbiamo dovuto, questi sistemi qui funzionano solamente con una segmentazione dello studio ben precisa, perché gli ambienti devono essere completamente stagni. Oltretutto, questo sistema che abbiamo chiamato Anido DAP serve comunque per il controllo della sterilizzazione, perché è molto più semplice sterilizzare in ambienti più piccoli piuttosto che ambienti molto ampi.
Per cui abbiamo dotato le porte di queste specie di cerniere che si trovano facilmente sull'internet, costano poche decine di euro, e in questa maniera la gente capisce o comunque è tranquillizzata dal fatto che quando entra in quella stanza sono i primi a entrare e si trova in un ambiente che comunque è bonificato. Tempo fa, quando abbiamo iniziato, non avevamo difficoltà a trovare assolutamente le mascherine, per cui ci siamo dovuti ingegnare. Io ho dei giovani colleghi, il dottor Giao in particolare, che sono delle persone che si adattano tantissimo a cercare di trovare delle soluzioni. Avevamo sfruttato i nostri compressori, un manometro di precisione, le maschere che vendevano da Decathlon a 8 euro, e ci siamo vestiti in questa maniera. Cioè abbiamo staccato il boccaio di respirazione superficiale e ho attaccato la valvola del compressore, per cui creavamo una pressione positiva all'interno della maschera che ci permetteva di respirare e di stare tutto sommato tranquilli. Qualcuno mi ha obiettato tempo fa: ma come fate a lavorare senza ingranditori, senza oculari? In questa fase ci accontentiamo di poter lavorare sul paziente, poi cercheremo di trovare delle soluzioni che ci permettono di tornare a utilizzare tutti quei presidi che sono assolutamente ormai indispensabili a livello lavorativo. Se qualcuno avesse bisogno di quel progetto, avesse necessità, perché magari non trova ancora i presidi, le mascherine adatte, se vi collegate al nostro sito c'è il progetto STL, che voi potete tranquillamente stampare chi ha una normalissima stampante a filo in studio oppure una stampante in resina, e lo può tranquillamente attaccare alla Ricordatevi che noi abbiamo ancora tante procedure a rischio. Ad esempio, noi abbiamo i microscopi, non li possiamo usare perché nel momento esatto in cui tu passi dal toglierti gli occhiali protettivi al guardare direttamente nell'occhiale del microscopio, rischi di andare incontro a una contaminazione per te stesso. Per cui che cosa abbiamo suppletto in questo momento? Stiamo utilizzando degli schermi 4K. Ma chi utilizza il microscopio e gli ingranditori sa benissimo che la qualità dell'immagine non è la stessa, cioè la profondità di campo non è la stessa, per cui si ha sicuramente più difficoltà. Ma ripeto, in questo momento, comunque finché non apriranno le gabbie, come si suol dire, noi dobbiamo solamente fare le urgenze e quindi attivarci per risolvere solamente i casi di immediato urgenza. Direi che ho finito. Se qualcuno di voi dovesse avere necessità di qualche informazione su quell'apparecchiatura per fare anche uno scambio di opinioni, perché non daranno delle linee guida che saranno difficili, anche perché cambiano da regione a regione, da provincia a provincia e così via, ben gradita. Per cui sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie, dottor Simeoni, per le informazioni che ha condiviso con noi, che sono oggettivamente molto interessanti e quindi ci aiutano un attimo a capire come poi lo studio odontoiatrico dovrà far conti con questo tipo di situazioni che conosciamo tutti molto bene. Io cambierei appunto tema e passerei la parola al dottor Fico. Anche lui libero professionista, utilizzatore Navient dal 2019, socio CAI IAO e membro attivo della Dynamic Navigation Society. Quindi, così come per gli altri relatori, assegno il ruolo di relatore al dottor Fico, che a partire da adesso può cominciare a condividere lo schermo e iniziare la sua presentazione. Salve a tutti, grazie innanzitutto al signor Luca e a tutta la Navident per questa occasione, grazie a chi mi ascolterà con molta pazienza. Colgo l'occasione oggi per affrontare, insomma, giusto per riflettere un attimo su quello che è il ruolo del digitale complessivamente preso, applicato all'implantologia, ed in particolare sul punto della situazione dove ci troviamo oggi e dove probabilmente converrà andare. Tutto questo attraverso la discussione di un caso clinico. Paziente di 75 anni, reduce da intervento di cistectomia a carico di 32,41, concomitante rigenerazione ossea. Qualsiasi approccio digitale prevede la modellazione digitale del paziente, cioè noi dobbiamo digitalizzare il paziente. Dobbiamo creare quindi un modello digitale attraverso la TAC. Già qui nascono i primi problemi.
La TAC è precisa, non è precisa? Quali sono i parametri, quali sono i criteri per stabilirlo? Ecco, diversi sistemi di chirurgia guidata statica non permettono un controllo, almeno per sommi capi, per stabilire se la TAC è valida o meno allo scopo preposto. Almeno andrebbero verificati la stabilità occlusale, quindi se è passato troppo tempo dal tempo di esecuzione della TAC, e almeno andrebbe verificato se è verificato qualche spostamento del paziente nel corso della TAC. Sono controlli che per chi fa chirurgia digitale sono abbastanza rutinari, abbastanza diciamo così previsti, ma per chi approccia per le prime volte questo tipo di chirurgia possono essere sottovalutati. La chirurgia navigata quindi in questo restituisce all'operatore quella che è la responsabilità diagnostico-progettuale, quindi l'incorporazione delle esigenze protesiche all'interno della TAC, la cosiddetta ceratura diagnostica virtuale o digitale. Abbiamo visto con la dottoressa Volpe quanto ciò sia importante anche nell'ambito della chirurgia navigata, non solo da un punto di vista diagnostico, cioè capire precisamente dove posizionare gli impianti rispetto alla futura protesi, ma anche per un trattamento, avere idea a livello di TAC dove può trovarsi la gengiva, in particolar modo quella aderente, che può servire da guida visuale nel corso del trattamento stesso. Ecco, la chirurgia guidata statica si ferma qui, nasce e muore qui. Nel senso che una volta che abbiamo importato questo modello, procediamo alla nostra progettazione, costruiamo la nostra DIMA, ma ci sarà sempre un dubbio, e cioè il modello che noi abbiamo utilizzato per costruire la DIMA, il modello dei denti del paziente, era sufficientemente preciso? E l'accoppiamento dei dati alla TAC è stato sufficientemente preciso? In sostanza, tutto questo si traduce in una imprecisione abbastanza imprevedibile della chirurgia guidata statica, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Non solo. La dottoressa Volpe ha citato prima un 37 che per bocca, dall'apertura abbastanza limitata, era difficile da approcciare. Questo in una chirurgia in cui gli strumenti non devono superare ulteriore dislivello rispetto al piano occlusale. Stiamo parlando di strumenti che aggrediscono direttamente la cresta ossea. Figuriamoci un po' strumenti che invece devono superare anche il piano occlusale, perché magari c'è una dima che obbliga ad accedere a certi punti. Alcune chirurgie diventano abbastanza complesse e difficili da approcciare in queste circostanze. Non solo. Il processo di stampa della DIMA è un processo di stampa che non può essere paragonato al processo di stampa seriato dei pezzi industriali. In realtà è un processo di prototipazione rapida. E non è possibile calcolare precisamente l'errore sul singolo pezzo in quest'ambito. Quindi stiamo parlando di tutta una serie di incertezze che forse sarebbe meglio, soprattutto quando si opera ad occhi chiusi, non avere. Che cosa facciamo con la chirurgia dinamica? Beh, passiamo il problema. In pratica non facciamo altro che inserire i dati TAC nello spazio, orientandoli come si trova la testa del paziente in quel preciso momento. A questo scopo usiamo un riferimento, un Joe Tracker o un Ed Tracker in questo caso, che viene letto dalla stereocamera che sta qua sopra. In fase di inizializzazione del sistema viene letta una superficie dentale che sia sufficientemente stabile e sufficientemente identificabile alla TAC. Praticamente si esegue una scansione per tastatura. La superficie che si ottiene viene utilizzata per orientare i dati TAC nello spazio reale. A questo punto il computer sa dove si trova la TAC nello spazio perché glielo dice il repere. Sa dove si trova il mio motore perché glielo dice il repere del motore e quindi mi può navigare in tempo reale all'interno dell'anatomia del paziente. Nel nostro caso ne abbiamo usato una procedura di trace in place. In pratica questo è il job tracker che viene ancorato ai denti del paziente e questo è il tracer che serve per la,
per la tastatura, per la scansione per tastatura. Dopo aver detto al computer dove si trova la punta nello spazio del nostro strumento, andiamo ad identificare dei punti facilmente aggredibili con il nostro strumento e andiamo a tastare circonferenzialmente ogni dente nella sequenza che ci indica il computer. Finita la procedura, già possiamo verificare in tempo reale quanto siamo stati accurati rispetto ai dati TAC e se ci sono problemi. In pratica, i pallini verdi vuol dire che i dati TAC e i dati di tastatura sono corrispondenti, i pallini rossi vuol dire che durante la tastatura stavamo troppo lontani dai dati TAC. Se i puntini rossi sono esagerati rispetto ai puntini verdi, bisogna ripetere la procedura. Almeno possiamo controllare se la nostra tracciatura è stata corretta oppure no e riprenderci. Ulteriore strumento di controllo è la verifica di accuratezza che ci accompagnerà durante tutta la procedura chirurgica. Tutte queste verifiche sono assolutamente assenti in caso di chirurgia guidata statica. All'atto pratico, in sostanza, tutto questo si traduce, posto che c'è un tragitto implantare da seguire, nella produzione del computer di una sorta di mirino. Il dentista non dovrà fare altro che tenere verde la punta della fresa nel suo mirino e procedere con l'osteotomia fin quando il computer non segnerà che è terminato il tragitto in senso verticale. Terminata la nostra chirurgia, abbiamo una scatola nera di tutto l'intervento, perché viene tutto registrato con audio in un video e possiamo verificare la nostra accuratezza attraverso un sistema di verifica sulla base della TAC post-operatoria sovrapposta al piano di trattamento. Si chiama EvaluNav. Ed i risultati non tardano ad arrivare. I punti salienti. L'implantologia digitale passa attraverso la modellazione digitale del paziente, che però non è scevra di rischi. Anche se l'alta definizione dei processi digitali può indurci in una falsata certezza. Un modello sotto continuo controllo dinamico ci mette al riparo quantomeno da possibili errori, perché ci consente di identificare in tempo reale se c'è stato qualche spostamento e dove si è verificato, ed eventualmente nella procedura di trace and place riprendere la procedura anche durante la chirurgia. La chirurgia Navident nel suo complesso si comporta come una sorta di scatola nera video della nostra procedura e inoltre riconsegna il totale controllo del trattamento all'operatore esecutore. Grazie dell'attenzione e della pazienza. Io ringrazio il dottor Fico per la sua presentazione molto chiara e secondo me di grande aiuto, soprattutto per coloro che appunto si stanno avvicinando a questa tecnica chirurgica, quindi lo ringrazio della sua presentazione e a questo punto passo la parola al nostro ultimo relatore, che è il dottor Davide Bianco, viene da Torino, con Master in Implantology alla NYU ed è anche lui un active member della Dynamic Navigation Society. Quindi io assegno il ruolo di relatore al dottor Bianco, che adesso può incominciare a condividere lo schermo. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Luca per avermi invitato a questo Study Club. È la mia prima volta che espongo qualcosa, quindi sarà un bagno di sangue per me. Allora, scusate, parto solo dall'inizio perché non so come mai qui. Allora, arrivo, un attimo solo. Ok, ci siamo, mi vedete? Vediamo tutto, grazie. Perfetto. Allora, io sono sempre un po', devo sempre ringraziare qualcuno perché è giusto che sia così e rendere sempre partecipe chi mi aiuta a fare questi progetti. Luigi Barbero, il quale nonché essere un grande amico, è anche il mio tecnico per quanto riguarda il Navident, mi assiste, monta, smonta, fa, e quindi in studio siamo sempre abbastanza fianco a fianco.
Ecco, questa mia presentazione è più che altro per far vedere quello che noi stiamo cercando di valutare col Trace in Place, con innovazioni continue, perché siamo sempre lì alla ricerca di trovare una soluzione migliore, meno invasiva per il paziente possibile, per usare questa tecnologia del Trace in Place. Allora, innanzitutto parto con un caso che è stato un caso in urgenza, dove abbiamo riscontrato la frattura verticale di un 24, un paziente 56 anni, maschio anche perché c'è dei baffi, quindi, e dove abbiamo fatto la progettazione classica con il Navident, abbiamo posizionato questo ancora il tracker, geotracker vecchio, che devo dire che probabilmente quello nuovo sarà molto meno invasivo. Questo qua è un po' grande e quando si lavora a volte c'è il rischio di andarlo a toccare, e quindi è bene che ci sia questa upgrade che hanno fatto, che è migliore di questa qua che ho io in questo momento. Qui abbiamo la calibrazione dei denti, calibrazione dello strumento per fare il tracker. E così andiamo avanti. Vado un po' veloce perché tanto è un caso abbastanza semplice e non c'è granché da dire. Sono casi che penso che tutti noi in studio abbiamo abbastanza frequentemente. Posizioniamo l'impianto, prepariamo la cavità, posizioniamo l'impianto, dopodiché, impianto posizionato, faccio una rigenerativa, posiziono il moncone, faccio una rigenerativa io uso il Tooth Transformer. Ho usato il dente del paziente triturato, sterilizzato da questa macchina che si chiama Tooth Transformer, che mi dà, devo dire, degli ottimi risultati. Posizionato il provvisorio e il paziente esce col suo dente dopo circa un'oretta di lavoro. Questa invece è una prova che abbiamo fatto con appunto Luigi Barbero, il quale è riuscito a trovarmi questi reperi radiopachi devo dire che funzionano molto bene, perché incollando questi reperi radiopachi sulla placchetta termostampata ci dà una buona possibilità di poter di fare un ottimo trace in place. Queste sono le placche. Questo è un altro caso che abbiamo fatto in studio, dove abbiamo usato invece una protesi completamente fatta in solfato di bario. Vado avanti un po' veloce perché tanto, ripeto, c'è poco da dire in queste cose. Ecco, questo qua possiamo vedere la placca che è stata costruita da Luigi, completamente in solfato di bario. Cioè abbiamo fatto un montaggio classico di una protesi totale e abbiamo usato questa protesi nel cavo orale intanto usata alla TAC, dopodiché è stata posizionata nel cavo orale per fare il check. Ecco qui il paziente dopo l'intervento con il provvisorio in bocca. Questa è la calibrazione della macchina. Questo è un altro caso, anche questo l'abbiamo fatto con una placca, ma con dei reperi completamente diversi, che adesso vedrete. Eccoli qua, i reperi sono questi, sono reperi che Luigi ha trovato in commercio e devo dire che vanno molto molto bene. Queste sono alcune foto del caso, prima di eseguire la chirurgia. Qua abbiamo posizionato il geotracker, che è quello dato da Navident, posizionato con una placchettina e fissato alla sinfisi mentoniera con una vite da osteosintesi. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo la calibrazione con questi reperi qua che Luigi ha trovato, e abbiamo creato questa placca che devo dire che funziona veramente bene. Ecco i reperi con queste ball e questi cubi, danno la posizione direi precisa. Come possiamo vedere, l'accuratezza del check view è a zero in questo caso, non c'è mobilità all'interno del cavo orale perché essendoci ancora dei denti in bocca la stabilità è valida, e così abbiamo proceduto con il nostro insomma, classico procedura chirurgica. Abbiamo posizionato gli impianti,
presa l'impronta, io faccio ancora un'impronta tradizionale, mi trovo molto bene, sono ancora un pelino restio ad usare la digitale, ma sono come i piemontesi vengono chiamati bugianei, no? Che vanno sempre piano, lentamente, per prima di arrivare, però cerchiamo sempre di fare le cose fatte bene, se riusciamo. E questo è il caso che, eccolo qua, Vittoria, sono io. Niente di che, non ho parlato tantissimo, però era giusto solo per farvi vedere che comunque con il Trace in Place abbiamo sempre la possibilità di andare alla ricerca di cose nuove, di andare a creare noi stessi, anche se la macchina è una macchina molto performante, però riusciamo a fare comunque mettere un po' di nostro in questa procedura che abbiamo. Io ringrazio il dottor Bianco per la sua presentazione e condivisione. Io grazie a voi. Questo punto ho delle domande da fare ai relatori. Io vi pregherei di fare, le domande sono rivolte a tutti i relatori, per cui eventualmente seguiamo l'ordine delle presentazioni, prima la dottoressa Volpe e poi magari il contributo del dottor Bianco, e poi magari la seconda giriamo, iniziamo prima dal dottor Bianco e poi finiamo con la dottoressa Volpe. La domanda è questa: come è cambiata l'operatività chirurgica con il Navident rispetto a prima, cioè rispetto alla chirurgia statica, se facevate statica, o mano libera, nell'attività di tutti i giorni nel vostro studio? Se potete darci un attimo un'informazione in questo senso, cominciando con la dottoressa Volpe. Per me Navident non diventa la pratica di tutti i giorni, perché comunque mi richiede un pochino più di tempo. Difatti, nel mio caso, nel caso mio anche di mio padre, lo utilizziamo nei casi un pochettino più difficili, ecco, oppure dove vogliamo ottenere particolari risultati, perché comunque c'è uno studio dietro. Se bene o male vogliamo fare le cose fatte correttamente, tipo attualmente la presa dell'impronta digitale, la ceratura, sono tutte delle cose che le dedichiamo a casi un pochettino più difficili, ecco. Però nel senso, l'utilizzo del Navident non è che cambi di per sé assolutamente, non cambia le nostre procedure, è un'integrazione a situazioni, almeno nel nostro caso, un pochettino più complesse, su cui noi ci sentiamo molto più tranquilli, ecco, agiamo con più tranquillità. Perfetto, benissimo. Non so se anche gli altri sono d'accordo, adesso noi ci limitiamo al momento. Li sentiamo tutti. Dottor Simeoni? Ci sono, vi ascolto. Puoi un po' condividere con noi in che modo l'uso del Navident cambia, no, l'operatività dello studio? Cambia radicalmente, ha due funzioni. La prima dal punto di vista della sicurezza nello svolgere anche un impianto semplice, nel senso che spesso capitava, infidavi, almeno nella mia pratica quotidiana, io faccio solamente protesi implantologia, trovavi degli impianti molto semplici, con selle molto larghe, li mettevi a occhio senza grosse difficoltà. In realtà poi quando andavi a fare una lastra ti rendevi conto che l'asse che mettevi non era esattamente quello preciso, non era nella posizione corretta. E in più ti dà delle sicurezze enormi anche ad esempio nella piezochirurgia, cioè se tu fai degli split crest trasversali ti dà l'opportunità di sapere continuamente dove sei in quel momento. Io lo utilizzo con una certa frequenza e mi dà una certa tranquillità, per cui nel momento esatto in cui acquisisci quella manualità non riesci più a fare a meno, nel senso che ti senti molto più tranquillo nello svolgimento della tua pratica quotidiana. Perfetto. Dottor Fico? Io parto da una esperienza abbastanza fondata in chirurgia guidata statica e devo dire la verità, mi è cambiata la vita. Io penso di essere una scimmia con il pollice opponibile, se vogliamo dirla così, nel senso che a mano libera riesco a fare poco quanto niente, almeno per quanto riguarda la precisione richiesta da questo mestiere. Mi sono appellato alla chirurgia guidata statica nella speranza potesse in qualche modo sopperire a questa mia incapacità chirurgica,
Però ho notato innanzitutto un'estrema inaffidabilità dei sistemi a tutti i livelli, non solo da quelli più blasonati a quelli, diciamo così, di libera fruizione. E ho notato anche un notevole tasso di fallimento implantare chirurgico legato alla chirurgia guidata statica, cosa che invece con la chirurgia guidata dinamica io non ho più riscontrato. Da quando sono costretto ad andare piano durante l'osteotomia e sono libero di muovere le mani come ritengo più opportuno, e quindi senza avere lo stress meccanico di una mano che magari impatta contro dei denti o di una bocca che non riesce ad aprire bene perché devo fare le capriole per inserire sto trapano in bocca, io ho riscontrato, almeno in quest'anno di attività con il Navident, ho riscontrato notevoli miglioramenti della mia pratica chirurgica. Oltre alla precisione dei risultati, insomma, che è quella che è. Perché un caso come quello che ho fatto vedere sembra semplice, ma gestire i tre incisivi centrali inferiori, mettendoli come devono andare, in chirurgia guidata statica non si può fare. Cioè non si può proprio fare quel caso in chirurgia guidata statica. Perfetto, benissimo. E il dottor Bianco? Ma guarda, io in realtà da quando non ho mai fatto chirurgia statica, mai. Mai, ma per una presa mia di posizione. Questo ho sempre pensato che la chirurgia statica fosse non precisa. E in realtà forse in parte è anche vero. Con il Navident io ho cambiato l'approccio implantare, naturalmente. Sicuramente hai la possibilità di lavorare in sicurezza totale se non vai oltre a ciò che ti dice. E quindi questo mi dà già una tranquillità di lavoro, ma a tutti i livelli, a livello medico-legale, a livello... Io credo che sia una carta in più che qualsiasi cosa capiti puoi comunque giocarti a livello medico-legale, ma soprattutto nell'esecuzione del tuo progetto. Quando tu progetti una cosa riesci ad avere è un po' come costruire un ponte, cioè il progetto è importante, senza il progetto l'esecuzione viene fatta così. Io ho sempre progettato la mia implantologia, ma in questo caso la progetto e la ottengo. Prima la progettavo e poi quando aprivi il lembo guardavi, dicevi mi sembrava fosse così, in realtà apri e tutt'altro. Questo capita, succede, rialzi il seno, succede anche nelle creste, perché spesso fai l'attacco, vedi, sembra una cosa, in realtà poi non è poi sempre uguale. Quindi devo dire che con il Navident io ho acquisito una sicurezza nel posizionare gli impianti. Devo dire che non lo uso sempre, ma per una questione, come diceva la Lucia, è un pochino indaginoso, nel senso che ho i tre studi, hai una sala col Navident di fermo, e lo accendi, parti e vai, o se no lo usi nei casi un pochettino più particolari, ed è quello che io faccio. Però vedi bene che ho usato il Navident anche in un posto estrattivo dove c'era questa frattura verticale, quindi è una cosa che diciamo... l'ho organizzato tempo un giorno o due, l'ho messo sul dente. Devo dire che io col Navident mi trovo molto bene e non posso fare altro che parlarne bene. Poi sicuramente col tempo miglioreranno tante cose, però per ora, per come stiamo lavorando, sono veramente contento. Perfetto, io ho un'ultima domanda da fare ai quattro relatori, partendo a questo punto da dottor Bianco e poi indietro, e la domanda è questa, giusto, appunto parlando proprio dell'osservazione che faceva il dottore al momento, appunto su un uso mirato su casi, diciamo, di un certo tipo, dal suo punto di vista cosa è necessario che Claronav faccia in modo da rendere il prodotto in qualche modo utilizzabile su tutti i casi, quindi non dai casi più complicati, ma su tutti i casi, e in qualche modo quale potrebbe essere la strada per rendere questa tecnologia e quindi alla portata di tutti? È una domanda impegnativa da $1 milione, ma siccome noi abbiamo la fortuna di avere quattro eccellenti utilizzatori con diverse esperienze di utilizzo, penso che possa essere molto utile
il vostro punto di vista, magari condiviso anche con chi ci ascolta o ci ascolterà. Partiamo dal dottor Bianco. Ma tu qui mi chiedi cosa potrei migliorare in questa macchina? Sì, dal suo punto di vista, cosa c'è bisogno? Qual è la cosa che potrebbe in qualche modo permettere un uso di questa macchina nelle sue mani su tutte le attività cliniche? Qual è l'elemento che potrebbe in qualche modo essere migliorato su questa macchina da renderlo utilizzabile su tutti gli interventi? L'unica cosa che io noto in questo momento è l'ingombro durante la lavorazione. Il tracker, il geotracker, che è quello frontale, che è un po' grande. Anche quello mentoniero che abbiamo usato, quello inferiore del mandibolare. Sì, secondo me si riuscisse anche il detettore sul manipolo. Quello è anche abbastanza ingombrante. Ecco, forse per me l'unica cosa che mi viene un po' ad usarlo è proprio l'ingombro di queste cose. Se fosse una cosa meno ingombrante, riuscirei sicuramente in modo più ergonomico a usarlo più facilmente. Perfetto, grazie mille per questa esperienza. Dottor Fico? Per l'ingombro mi ricollego a quanto ha detto il collega Bianco, perché sono d'accordo, è abbastanza difficile gestirlo, soprattutto quando uno ha delle sale operative piccole. Spesso lo deve posizionare in un posto che magari non è congeniale alla macchina, deve un po' arrangiarsi su come posizionarlo. Poi, secondo me, ho identificato tre punti di caduta del sistema che andrebbero un po' aggiustati. L'impossibilità di importare più di un STL alla volta, per esempio. Cioè, quando io importo un STL non ne posso importare un altro. Allora, io ho la ceratura diagnostica montata sul modello, non vedo più i tessuti molli, perché la ceratura diagnostica mi nasconde la gengiva aderente. Se io voglio studiare il tragitto di eruzione implantare rispetto alla linea mucogengivale, non posso farlo. Allora, che cosa sono costretto a fare? Sono costretto a importare i miei file STL in un altro programma, fare tutta la programmazione in quell'altro programma dove posso leggere la linea mucogengivale e reimportarla dentro al software Navitec, fin quando l'altro programma era gratuito. Quando l'esportazione dell'altro programma non è più gratuita, io questo non lo posso fare più, o meglio, non senza costo. Un altro problema è la pianificazione. La pianificazione, la vista tangenziale, cioè quella che ruota intorno all'impianto, non si blocca. Quindi non posso modificare l'angolo di un impianto in una particolare vista. Una volta che io ho controllato, posso solo vedere va bene o non va bene, poi mi devo arrangiare un po' su tutte le altre viste, mentre sarebbe molto utile correggere la posizione dell'impianto in una vista. E infine un'altra porta per una porta per e integrare la vista con la vista. Aspetta, che non si è sentito. Puoi ripetere questo terzo punto che non si è sentito? Nell'hardware integrare un'altra porta Thunderbolt oppure all'interno del computer una porta HDMI. Okay. Per collegare un visore di realtà aumentata in modo che io non sono costretto ad una chirurgia robotica, cioè ad operare il paziente guardando lo schermo, ma guardando il paziente posso integrare questa vista con quello che accade soprattutto sul mirino. Perfetto, benissimo, grazie per questa condivisione. Passo la parola al dottor Simeoni. Ma io mi ricollego effettivamente a ciò che hanno detto sia Antonio che Davide. Effettivamente gli ingombri sono fastidiosi, ma da sempre. Effettivamente la possibilità di avere, che ne so, uno schermo olografico, degli occhiali olografici, dove tu così puoi allontanare lo schermo del computer e quindi vedere contestualmente sia il paziente che le immagini che ti interessano nelle lenti, potrebbe essere una delle soluzioni sicuramente più comode per avere più spazio e quindi più campo dove poter lavorare senza avere delle interferenze. Poi il software effettivamente ha avuto un'evoluzione mostruosa dall'inizio, in cui si doveva fare con la pasta termoplastica, ormai stiamo facendo dei passi da giganti, effettivamente la Navitec in questo ci sta dando un grosso aiuto. Benissimo, parola alla dottoressa Volpe.
Io sono d'accordo con tutti quanti per il discorso appunto dell'ingombro, come avete detto voi. Al di là dello spazio, che non è eccessivo quello che occupa, ma se magari si deve lavorare in più settori della bocca durante la stessa seduta, spesso lo si deve spostare da un lato all'altro, e questo chiaramente un pochettino di tempo te l'aumenta. Sono d'accordo col dottor Fico per la questione dell'importazione dei file, cioè se si potesse importare più file in modo da vederli magari in trasparenza, sia l'impronta ottica, per dire, del paziente, e sopra anche la ceratura, può dare qualche informazione in più in base ai momenti, chiaramente. Per il resto diciamo che è più un problema è il mio organizzativo di tempo, perché se io avessi più tempo per studiare il caso potrei chiaramente applicarlo, utilizzare Naviden più spesso. Quindi al di là dell'ingombro e questa questione del file, dell'importazione dei file STL, devo dire che anch'io al momento non cambierei ecco, molto. Perfetto, io innanzitutto ringrazio i dottori che hanno partecipato per le presentazioni, per le immagini stupende che hanno condiviso, e soprattutto anche per questi ultimi feedback che hanno dato alla tecnica Navident. E tra l'altro queste osservazioni sono un po' mi fanno da sponda su quella che è la versione 2.2 che Claronav si presta a lanciare come prossima versione di aggiornamento del software. Io rimando al prossimo Study Club, a cui chiaramente invito tutti voi che avete partecipato adesso e coloro che ci saranno ascoltando, perché in quella sede avrò modo di presentarvi quelle che sono le caratteristiche nuove del software Navident, che vanno nella direzione che voi avete indicato. Con questo io ringrazio ancora la partecipazione sia i relatori che coloro che ci hanno sentito e che coloro che magari ci ascolteranno da casa in differita, e rimando a tutti un arrivederci al prossimo nostro incontro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. Piacere. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Ciao. Bravo. 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 Bravo.